L'aperitivo è il rito che mette d'accordo tutti. Basta poco per renderlo perfetto. Del goloso finger food creato da uno chef per nulla ordinario. Un buon drink preparato da un campione del mondo. Ed ovviamente la giusta compagnia. Solo così, rilassandosi e raccontandosi, magari partendo da un tema, si può dar vita a delle aperistorie. Rossella, ma sei agitata? Controllo che sia tutto in ordine. Voglio fare una bella figura. No, ma almeno una location così, ovvio che fai bella figura. Siamo ai piedi della Madunina. E lo so, siamo in un posto esclusivo di Milano, Terrazza Duomo 21. Molto bello. Con questa vista mozzafiato sul Duomo e sulla piazza. Beh, anche gli interni sono bellissimi, una location raffinata ed elegante. Sì, abbiamo capito, la location è bellissima, ma quello che ci interessa a noi è chi arriva, chi è l'ospite. Ma come siete curiosi, oh? È una donna molto bella, stilosa, è uno spirito libero, molto creativa. Lei è cresciuta a Pane e Moda, anche perché è l'erede di una dinastia geniale che ha celebrato il prêt-à-porter e il made in Italy in tutto il mondo. Quindi è una stilista? Non più, adesso si occupa di musica. Ragazzi, è arrivata. È arrivata. Allora vado, voi fate i bravi. Ti aspettiamo a lavorare, tranquilla. Ciao. Ciao. Gaia Trussardi. Una donna libera. Libera a 360 gradi, posso dirlo? Sì. Sei molto creativa. Da sempre, da quando ero bambina, sono sempre stata una sognatrice. Mi immaginavo cose, mi immaginavo mondi alternativi, sentivo, però non ero del tutto a conoscenza di che cosa fosse questa astrazione. Poi ho capito che è una forma di contatto con la fantasia e quindi la creatività. Bruno, io parto subito con l'hummus. In questo caso frullato, lo lascio abbastanza liquido, quindi frullo i ceci con un pochino di lime, olio, sale e bevo. Perfetto, guarda Roberto, vado a creare oggi quella che è una gelatina di Cuba Libre. A contribuire a questo tuo mondo, la musica è stata fondamentale, sin da bambina, mi sembra. Sin da bambina. Cioè, cosa facevi? Io avevo questo giradischi, 45 giri in cameretta, dove c'erano due dischi, Ebony and Ivory. Fantastica. E Il ballo del quaquà. Ah, completamente diversi, sì. Poi tra l'altro come generi musicali. Esatto, quindi le sapevo a memoria e mi dice mia madre che cantavo sempre, sapevo tutte le sigle dei cartoni animati a memoria. Quando avevo la febbre deliravo, cantavo. Cantavi? Sì. E la musica come ha continuato a vivere in te? Quando avevo 14 anni mi hanno regalato, mi è arrivata per Natale una chitarra perché mio padre sapeva bene che mi piaceva la musica e quindi ho imparato a suonarla da sola. Sì, avevo comprato i libri, i canzonieri, non so se come ai no? tempi si usavano. Perché non hai fatto la cantante già da piccola? Ma diciamo che non ero del tutto sicura di me e di quello anche che avrei voluto fare in futuro. Poi c'era lo studio prima di tutto, quindi certo. Appunto finire il liceo e poi andare all'università. Adesso Robby, metto la colla di pesce a sciogliere nello zucchero. Perfetto, io direi che possiamo spegnerla, sì, guarda. Perché sennò è già calda a sufficienza, vedi? Si scioglie subito. Vedi che bello? Guarda. Perfetto. Sei andata a Londra a studiare? Sì, sono andata a studiare a Londra, inizialmente volevo fare cinema, poi ho cambiato idea e mi sono iscritta all'università, ho fatto sociologia e antropologia. E lì in realtà mi sono dedicata alla musica, nel senso che ho iniziato a scrivere pezzi durante l'università. E dopo che è venuto a mancare mio padre, che per me era una figura importantissima, soprattutto a quell'età, e quindi diciamo che un po' la sofferenza ha scaturito anche quella forma di creatività che non sapevo di avere. Prima facevo cover e invece poi a un certo punto dal nulla ti sei messa a scrivere. È iniziato a fluire melodie, parole, tutto quanto. Quindi nel momento in cui mi sono accorta di questa cosa ho iniziato a registrare pezzi qua e là su registratorini, poi ho chiamato un mio amico chitarrista inglese e finita l'università abbiamo proprio fatto una demo di 12 pezzi scritti da me. E quindi volevo fare quello, solo che nel momento in cui ho iniziato a portarli con lui per case discografiche ho avuto un altro lutto in famiglia e quindi sono tornata in Italia e ho abbandonato la musica e sono tornata felice di farlo, ad aiutare
mia sorella, che ai tempi lavorava in azienda, esatto. E quindi hai lasciato per un po' la musica. Sì. Però dentro di te c'era sempre questa passione. Sì, assolutamente. Infatti poi, tornando in Italia, incominciando a lavorare, eccetera, eccetera, ho cominciato a scrivere di nuovo. Io intanto ho fatto un'infusione di tè e acqua, tè verde in questo caso. Adesso lascio scaldare bene il mio pentolino e poi ci vado a mettere la triglia, che faccio marinare con un pochino di scorza di lime e un pochino d'olio. Forse è proprio questa tua libertà che ti ha portato comunque a cambiare dalla moda, poi sei ritornata alla musica, sino a regalarti Gogaia. Come nasce Gogaia? Gogaia è un progetto, è la punta dell'iceberg di un progetto molto più ampio, un progetto di integrazione a tutti gli effetti. Abbiamo cominciato un percorso in Croce Rossa a Milano, dove conoscevo delle persone proprio in un centro di accoglienza, conoscendo diversi uomini africani che ci hanno presentato quelli della Croce Rossa. Alla fine siamo arrivati alla costruzione di un progetto insieme a loro, che ha a che vedere con il food. Quindi a un certo punto ho detto: ma la musica? La musica. Tutti questi pezzi che sto scrivendo tuttora, più altri nel cassetto da anni, mi piacerebbe comunque. Sono pronta per riaffrontarla. E quindi lo hai realizzato con loro? Quindi l'ho realizzato mantenendo il concetto dell'integrazione. Quindi ho detto: voglio con la musica portare delle sonorità africane e soprattutto avere come featuring, si dice nel mondo della musica, dei talenti africani sconosciuti. Io in realtà uno l'ho già sentito, perché è uscito qualche mese fa, Love Love, giusto? Sì. Ed è bellissimo. Grazie. Perché tutto quello che tu hai detto c'è. Robby, ma qual è la colonna sonora che rappresenta la tua vita? Questa è una bella domanda, abbastanza intensa. Ci sono due filoni. Dai, sparane una. Due filoni totalmente diversi. Aerosmith da una parte, mm-hmm, e Robert Miles dall'altra. Io invece ho questa canzone che negli ultimi anni è un po', diciamo, mi accompagna, che è Purple Rain. Beh, certo. Quindi. Giustamente, bravo. Ci sono altri pezzi che parlano anche questi di integrazione, di amore? Sì, sono delle esortazioni un po' all'essere felici, a accettarsi come si è, quindi proprio alla libertà. Questa tua libertà dove ti porterà nel futuro? Hai già qualche progetto? Allora, in un medio termine, diciamo, mm-hmm, così, il mio sogno è quello di andare via dalla città, andare a vivere in un posto in campagna dove magari creare una situazione di integrazione anche lì, ma non solo a livello, diciamo, di integrazione rispetto ad altre nazionalità, eccetera, ma anche di arti. Io credo che quello che è successo, che ci è successo nell'ultimo anno, abbia portato a una consapevolezza e poi anche a una necessità, visto il lockdown che c'è stato, anche a tornare al consumo dei prodotti locali. A proposito, c'è il nostro chef Roberto Valbuzzi, ecco, che abita in campagna e tanti prodotti della sua cucina vengono proprio da lì, dal suo orto. Magari anche oggi per l'aperitivo che ha preparato insieme a Bruno, magari ha usato dei prodotti che vengono direttamente dalla sua campagna. Vogliamo andare? Assolutamente. Andiamo subito. Ecco le nostre donne. Ben arrivate. Grazie. Grazie. Parlavamo di te prima, sì, Roberto, perché tu hai il tuo orto di campagna. Hai usato qualche prodotto del tuo orto? Sì, abbiamo il finocchietto all'interno, che viene direttamente appunto dal mio orto, e soprattutto i ceci. Questo è un piatto di ispirazione, parlo marocchina. Io l'ho rivisitato un pochino, ho fatto questo mousse di ceci leggermente piccante, la triglia marinata al tè verde. Il senso che ho voluto racchiudere all'interno di questo scrigno, possiamo così definirlo, è il fatto che tante volte, soprattutto chi vive nelle grandi città o quando ci troviamo un pochino oppressi, un po' come scatolati all'interno delle nostre vite, basta un luogo, il luogo giusto per permetterti di
farti sentire realmente libero. Perciò per liberare tutto il gusto e la vostra fantasia basta aprire in questo caso la scatoletta, il contenitore, e assaporare la rustica, i profumi. Sei pronta, e Gaia? Tutto il resto. E allora andiamo. Ma che buono! Buonissimo. Pochi ingredienti, però insomma. È un caldo freddo insieme. Sì. Sì. Avvolgente ma pungente allo stesso momento. Magari beviamo anche qualcosa. E invece no, oggi è assolutamente no, perché ho voluto sorprendervi, Gaia, creando un drink che è un grido di battaglia, capace di unire quella che sono cubani e americani. Sto parlando del Cuba Libre, quindi il tema era la libertà, e quindi ho voluto ricreare questo drink in chiave moderna aggiungendo un gelificante e quindi rendendolo solida, e quindi con un cucchiaino potrete degustare il vostro Cuba Libre. Molto buono. Benissimo. Il segreto di questo drink è un po' bilanciare il rum con la cola e la spremitura del lime, creando questa miscela che non fa percepire, diciamo, il sapore del rum, ma un sapore unico. Gaia, è stato un piacere, veramente un piacere immenso averti qui. Anche per me è stato un piacere. Ci manca una cosa però, Rossella. Fondamentale. La foto di gruppo, no? La foto di gruppo. Ci mettiamo in posa, facciamo un selfie. E che cosa diciamo? Libertà. Perché... Libertà. No, diciamo love, love. Love, love. Libertà. Love, love. Love, love. Love, love. Dai. 1, 2, 3 Love, love! Forza, tenacia, perseveranza. Stai parlando di me? Credo proprio di no, Robby. Penso del prossimo ospite. E infatti, ci vediamo tra poco. Mi sono innamorata di questo posto. Rossa, hai proprio ragione. In effetti, la vista spettacolare su Piazza del Duomo è impagabile. Vabbè, ragazzi, ma è ovvio, cioè, un bellissimo locale. Si beve bene, si mangia bene. Chi non starebbe bene qua? Tutti. Comunque, cose più interessanti. Chi viene oggi? Allora, vi dico che è un campione. Diciamo che l'acqua è il suo habitat naturale. Sì, marano stile. Nell'ultimo anno la sua vita è stata rivoluzionata. Intanto ha riscattato la sua carriera, ha rimandato il matrimonio, il suo matrimonio causa Covid. Giusto. Però c'è anche una bella notizia: è diventato papà. Sì, marano stile. Ah. Lui è simbolo di tenacia, di forza e di perseveranza. Sì, Robby, direi che ha iniziato con la rana e poi i risultati maggiori della sua carriera li ha ottenuti con lo stile. Grazie, grazie, grazie. Chi è che non conosce la super carriera di Re Magno? Ma ragazzi, ma lo sapevo fosse lui, cioè nel senso, volevo solo vedere se voi sapevate chi. Vado, che è meglio. Ciao. Ciao, Ross. Ciao. Eccolo, ciao. Filippo Magnini, campione di nuoto d'Italia e del mondo. Eh sì. Eh sì. Ebbene sì. Con te voglio parlare di perseveranza oggi, di tenacia. Beh, la perseveranza la conosco molto bene, insomma. Questi 27 anni di nuoto, ci sono stati tantissimi episodi da piccolo, da ragazzo e anche negli ultimi anni della mia carriera, dove la perseveranza, insomma, mi ha aiutato per superare dei momenti difficili o comunque delle sfide che appunto sembravano impossibili, ma che poi grazie alla perseveranza, grazie alla passione, grazie alla voglia di raggiungere l'obiettivo, sono poi riuscito a vincere, quindi a raggiungere il mio scopo. Quindi la perseveranza nella vita di un atleta è fondamentale. Fondamentale, però tu non hai iniziato con il nuoto, hai iniziato con tanti sport, volevi diventare un calciatore? Il calcio ha fatto parte per un po' della mia vita e poi il destino, perché anche il destino spesso, no, certo, ci si mette di mezzo, ha deciso che proprio nella mia prima partita di calcio, dove ero stato convocato, è iniziato a piovere talmente tanto che il campo è diventato praticamente una piscina. Si è allagato tutto, partita sospesa. Allora a quel punto ho detto, vabbè, se mi devo bagnare vado in piscina. A quel punto. A quel punto sì. Allora Bruno, io inizio con il baccalà. Baccalà, okay. Tolgo la pelle, lo metto in padella, lo lascio andare un attimino. Ovviamente l'ho lasciato in ammollo almeno 2 giorni circa nel latte, che così perde tutta la sua forza. E poi praticamente lo sfilaccio un po' e ci faccio delle piccole palline. Sono molto curioso di vederlo. Io invece, Roberto, faccio quella che è la ricetta originale del Mai Tai. Questo drink, diciamo così, che appartiene alla famiglia dei tiki drink, utilizzando l'orzata, il succo di lime, 2 tipologie di rum, una combinazione, giamaicano e martinica, e poi un orange curaçao. Un titolo europeo, 4 titoli italiani, ma il meglio arriverà nel 2005.
Eh sì, il 2005 è un anno importante per la mia carriera. Vinco il mondiale, quindi vinco il mondiale. Non lo dire così, vinco il mondiale, vinco il mondiale. Vinco il mondiale nei 100 metri stile libero, quindi già la gara è particolare, nessun italiano. Perché noi italiani siamo sempre stati bravi nelle gare un po' più lunghe, okay? Quindi nelle gare veloci dove ci vuole un po' più di fisicità, dove ci vuole potenza e forza, in effetti è sempre stata una gara per gli americani, gli australiani, i russi. Quindi divento campione del mondo con il record dei campionati del mondo e lì la mia carriera proprio vola. Vola, sì. Però è anche faticoso, no? Faticoso essere un campione, ti senti una responsabilità addosso, ti senti forse sempre sotto la lente, no? Sì, sì. Allora, ci sono ovviamente due aspetti, no? I due lati della medaglia, molto belli. Diventi campione del mondo, quindi cambia la tua vita, un sacco di attenzioni, comunque ti dà anche una carica perché da campione del mondo ti senti comunque il più forte, non vuoi farti battere dagli avversari, quindi hai anche un po' di carica, di energia in più. Però l'altra parte è che non puoi più perdere. Poi a un certo punto hai deciso di ritirarti, perché? Ah, perché purtroppo gli anni avanzano, avevo 35 anni, dovevo compiere 36 quando ho smesso di nuotare, e il nuoto è uno sport prestativo. Cioè proprio non è uno sport dove c'è il compagno che ti può un po' coprire, aiutare, ma lì si lotta contro il tempo. E quindi quando un atleta fa anche 2-3 decimi di secondo in più in una gara, passi da essere il primo a essere quindicesimo. E quindi facevo fatica a fare gli allenamenti. Più che altro era il recupero la parte più difficile, perché in allenamento spingevo sempre bene, però il recupero non era quello di quando avevo 20 anni. Ma quindi soprattutto devi avere anche una forza psicologica incredibile. Sì, a un certo punto vuoi fare anche altro, perché per esempio a me tutti dicono: ah, te sei fortunato, hai girato il mondo, hai visto tutto. Io dico sempre, un po' facendo la battuta, sì, però io ho visto le piscine del mondo, non è che quando sono stato alle Olimpiadi di Rio non ho neanche visto Rio, non sono andato nella spiaggia famosa a vedere, io ho visto la piscina, quindi piscina, villaggio olimpico, è finito lì. E a un certo punto hai voglia di vedere, di vivere. Io non sono da gym tonic, ma da gin tonic. Da gin tonic, abbiamo no, capito tutto. Diciamo che sono uno sportivo perché faccio sport sempre, faccio anche a casa ultimamente, però diciamo che lo sport che amo di più è quello di fare il pilota, no? E quindi mi alleno, faccio un po' di ciclette, un po' di corsa, un po' di flessioni per preparare il fisico alla guida. Io sono per entrambi le cose, faccio un po' tutti gli sport estremi, mi piace praticarli, in generale combino tutte. Due, quindi sport fisici e sport motoristici, dai. Però, insomma, tante gratificazioni, medaglie, premi, però poi c'è un anno che ti ricordi e penso che non lo dimenticherai mai più, che è il 2017. Sì. Una data importante, sì. primo giugno, se non erro. Sì. Tra l'altro nel tuo libro, La resistenza dell'acqua, è descritto abbastanza bene. È descritto bene. Molto bene, ne parli sì. come una palla di cannone sì. che ti è arrivata all'improvviso e ha sconvolto la tua vita. Sì. Eh sì, lì è successo che praticamente è partita un'indagine molto grossa legata al doping. E io sono finito in mezzo a questa indagine qua. Io sono stato per 8 mesi intercettato, per 8 mesi pedinato, per più di 8 mesi, insomma, avevo cimici ambientali in macchina, eccetera. Ovviamente non sapevo niente, l'ho scoperto niente, certo. dopo un anno. E finita questa indagine, diciamo, della giustizia comunque ordinaria, quindi quella italiana, io sono stato ritenuto totalmente estraneo ai fatti, quindi sono stato subito assolto. Sì, sì, certo. Il problema è che sono andato sui giornali. Andando sui giornali, la giustizia sportiva ha deciso di iniziare il suo percorso e quindi è iniziata questo processo lungo più di 2 anni. E ho iniziato una battaglia, forse qui la perseveranza ci sta. Ci sta tanto. Ho sempre pensato di non farmi mai spezzare da nessuno io. Guarda, ti svelo un piccolo segreto. Quando lo shaker, vedi, è completamente freddo e si appanna tutto, vuol dire che la temperatura è corretta per servire a drink. È perfetto. Stesso. Io invece ho fatto delle palline con il baccalà. Adesso queste andrebbero messe in freezer, almeno okay. entro 4 ore. Quando diventano belle ghiacciate, si passano nella gelatina di pomodoro, quindi concentrato di pomodoro, olio, sale, pepe, gelatina, e si crea appunto questo involucro 2, 3, 4, 5 volte. Il rivestimento esterno che sembrerà poi un pomodoro, poi vedrai. Ti farò molto vedere. Bello, Robby. C'è però una notizia meravigliosa, la tua paternità. Guarda, quella...
questa notizia ti fa capire che anche se quella storia fosse andata male, se non fossi diventato campione del mondo, insomma, tutto quello è, ti cancella completamente tutto. È stata la notizia, il miracolo più bello. È una bimba, vero? Sì, una bimba, ed è il miracolo più bello che... L'hai già messa subito in acqua? No. No, ancora no. Poi, insomma, paternità noi abbiamo già dato. Siamo 1-1 io e te. Esatto. Sai adesso cosa la domanda che mi faccio sempre è: come ho fatto senza prima? Perché comunque, non so, ti arricchisce la vita in un modo veramente unico. Ma io so che ci sono anche delle novità, eh? Lavorativamente parlando. Sì, tipo Tokyo 2021. Beh, sì. Diciamo che molti fans, no, che mi hanno seguito, che comunque mi vogliono bene, mi hanno sempre detto in questi anni torna a nuotare, e lì per lì ho detto vabbè, vediamo. Poi è successo questo lockdown, quindi hanno spostato le Olimpiadi di un anno, allora lì ti si accende un po' la lampadina, dici beh, forse ho il tempo per rimettermi in forma, diciamo. Ok, pensaci bene, mi raccomando, perché noi ci teniamo che tu torni. Te la cavi? Ma in cucina ti dirò, non voglio sì, diciamo, celebrarmi da solo, però qualcosina, dai. Aspetta, ho che una passione. Ho un aneddoto tuo, l'ho letto. Dimmi. Tu hai conquistato Giorgia con un tiramisù fatto con le tue mani. Un ragazzo da sposare. E infatti ci sposeremo. Ecco. Io non vedo l'ora, Giorgia non vede l'ora, e insomma. Presto assolutamente faremo. Salutami tanto Giorgia, certo, ma certo. Intanto c'è chi cucina benissimo e fa delle cose in cucina. Io ho detto che sono bravino, ma lasciamo poi ognuno al suo campo. Vabbè, allora facciamo così, andiamo da loro. Va bene. Okay. Hanno preparato un aperitivo, ovviamente sarà meraviglioso, però andiamo a verificare. Bene, andiamo da Roberto e Bruno. Eccoli. Ciao Filippo, benvenuto. Grazie. Cosa ci avete preparato? Beh, dai colori qualcosa di acquatico, ma non è anacquato, questo è importante. Il personaggio che si cela dietro questa ricetta che vi ho preparato, ok, è una persona che è il simbolo della perseveranza. Il suo nome è Trider Vic. Gli venne data la ricetta del Mai Tai, che è il cocktail in questione, sbagliata. Lui ci ha creduto talmente tanto che ha portato questa nuova ricetta che berrete oggi, e soprattutto è stato il primo a promuoverla talmente tanto che oggi è uno dei drink più conosciuti al mondo. Però stiamo parlando di un cocktail composto da una combinazione di rum, Martinica, Giamaica, che si miscelano con dell'orzata, del succo di lime e dell'orange curaçao. Deve essere qualcosa di pazzesco. Bravissimo. Vedo da assaggiare. Infine la menta e delle gocce di angostura che si vanno a sciogliere sopra il ghiaccio. Bene. Andiamo? Beh, allora, salute alla vostra. Alla vostra. Grazie. Com'è Filippo, ti piace? Buonissimo. Grazie. Buonissimo, dolcissimo, come piacciono a me. E poi anche leggero comunque, cioè no? Leggero, buonissimo. Da spiaggia. Ti trasporta alle Hawaii o più comunque che spiaggia, un ambiente di mare, sicuro. Da piscina a questo punto. È vero. Buonissimo. Però voglia. Abbiamo bisogno di mangiare, qualcosa, allora, perché sennò... Allora, molto semplice. Wow. Questo è il tempo che abbiamo per la perseveranza. 4, 3, 2. La perseveranza secondo me è rappresentata in modo perfetto da una clessidra, perché il corso è il tempo inesorabile che scorre, però insomma scandisce anche un pochino la tenacia di quello che sono le persone che giorno dopo giorno si impegnano per raggiungere i propri obiettivi e i propri risultati. Poi passiamo alla rustica, che ve la metto qui. Per perseveranza io mi sono immaginato, non so perché, ma la prima cosa che ho pensato è stata una piantina di pomodori, perché i pomodori sono quel frutto che cresce un po' dovunque. Quindi, non so, hanno una forza in più, una marcia in più. Allora ho ricostruito un pomodoro, quindi all'interno c'è una sfera di baccalà mantecato, all'esterno invece una gelatina di pomodoro che lo racchiude, e ovviamente il suo picciolino. Un filo d'olio, una maionese al basilico di fianco e una scaglia di sale Maldon. Non ci resta che assaggiare. In questo caso il tempo è a vostra disposizione. E quindi non era un pomodoro? No. Buonissimo. Non è un pomodoro. No. Il pomodoro pian piano poi inizierà un pochino a sprigionarsi e lasciarvi quella sensazione di pomodoro si al palato. Si è sprigionato. Dobbiamo fare la foto, Ross? Dobbiamo fare la foto? Sì. Foto ricordo. Esatto, okay. Perché dobbiamo metterla sulla nostra bacchecona dei ricordi di preistoria, giustamente. Sì, pronto, faccio io. Vai. Cosa diciamo, ragazzi? Non lo so, che diciamo? Non so, qualcosa che si lega a Filippo, dai. Splash. Vai, mi piace. 1, 2, 3. Splash!
molto simpatici i nostri amici di oggi. Sì, e finalmente possiamo riposarci un po' anche noi. E goderci un aperitivo in totale relax. Ma ancora per poco, perché torneremo presto con le nostre aperistorie.